Ah, ma senz'altro, perché ogni anno viene un po' cambiato e modificato in modo che sia nuovo, uno spettacolo nuovo. Comunque i fuochi d'artificio sono l'attesa di tutta la stagione. Mi chiedono durante tutto l'anno quando avviene questo spettacolo e mi chiedono l'ora continuamente. Guarda, io sono ormai 8 anni che sono il presidente della festa e l'abbiamo, diciamo, portata da zero a un livello, a un ottimo livello. Si vede già anche da questa sera quanta gente c'è. Ci criticavano, che ci dicevano che siccome sono le feste vicine della Lizza, di San Rocco, a Ruffano, saremmo stati penalizzati. Invece no, perché poi grazie al lavoro di ogni giorno, alla ricerca dei vari tasselli, noi siamo riusciti a dare a questa festa un'identità, e con i fuochi abbiamo proprio il fiore all'occhiello. È diventato ormai una proprio ricorrenza particolare. Mi chiamano da tutta Europa, addirittura da Bruxelles, per chiedermi quando facciamo i fuochi pirotecnici. Domani faremo la sfilata Miss Moda nel Salento, anche quella va a braccetto con la festa, e sono 8 anni che la facciamo. L'abbiamo creata io e Michele Castro per scherzo, diciamo, ecco, per prolungare un po' di qualche giorno la festa. Ed è nata una magnifica manifestazione che è diventato un appuntamento che non si perde più nessuno, e che quindi anche domani sera avremo la piazza strapiena come questa sera.